Non è raro vederli lì, in quella zona a metà tra la frazione casalese di Agoiolo e Martignana di Po. Non è raro vederli tra strade, campi e zona golenale, così come è sempre più frequente trovarli nel Casalasco, tanto che non più tardi di 2 settimane fa, a Motta Baluffi, uno di loro venne trovato annegato in una canalina. Stavolta a 2 esemplari di capriolo è andata decisamente meglio, con un salvataggio, anzi un autosalvataggio, per certi versi spettacolare e scenografico. Attorno alle 10 a dare l'allarme è stato l'ex consigliere comunale, da sempre sensibile ai problemi ambientali, Angelo Angiolini, che si è attivato mentre passeggiava col proprio cane. Sul posto, oltre a un residente di Martignana, è intervenuta pure la guardia ecologica volontaria Giorgio Dall'Asta, che stava approntando le misure per la messa in salvo degli animali, probabilmente madre e cucciolo, stante la diversa taglia. Alla fine non c'è stato bisogno di alcun intervento umano, se non per evitare che gli animali corressero verso la strada, perché i 2 caprioli sono riusciti a saltare la parete ripida e viscida della canalina, che per fortuna era riempita soltanto a metà. La rincorsa, un balzo a destra e poi a sinistra, e dopo che la madre si era già messa in salvo, anche il cucciolo ha fatto lo stesso, fuggendo poi, dopo qualche titubanza e qualche ostacolo, nei campi verso la golena. Una scena decisamente insolita e un lieto fine che ha riscosso gli applausi dei pochi fortunati che hanno potuto assistere all'autosalvataggio degli animali. Benissimo! Occhio quella là adesso, vedo che vanno in strada! Bravo!